Bene, con questo voglio introdurvi il primo dei nostri ospiti, che è il professor Lorenzo Maccone, che ho il piacere di avere come collega al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia. Lorenzo ha conseguito un dottorato di ricerca in fisica teorica presso l'Università di Pavia, non diciamo l'anno così nessuno sa l'età. È stato postdoc all'Università di Pavia, ma poi anche presso il MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Poi, dopo aver lavorato presso l'Istituto di Scienza dell'ISI di Torino, è stato anche Visiting Scientist presso il Centro per Extreme Quantum Information Theory presso il MIT e anche ospite presso i Laboratori Nazionali di Los Alamos negli Stati Uniti. Attualmente è professore associato presso l'Università di Pavia, dove insegna corsi come Quantum Optics, Elettrodinamica, Open Quantum Systems. I suoi interessi di ricerca spaziano dallo studio degli aspetti fondamentali alle applicazioni pratiche della meccanica quantistica. La sua attività di ricerca è stata prevalentemente dedicata all'ottica quantistica, alla teoria quantistica della misura, all'informazione quantistica e alla teoria della comunicazione fino ai fondamenti della meccanica quantistica. E con questo vi lascio a Lorenzo. Grazie mille Marco per l'invito, mi fa molto piacere di essere qui. Dunque, oggi parlerò del tempo. Che cos'è il tempo? Risposta della fisica moderna. Sempre che... Di cosa parlerò dunque? Cercherò di darvi un'idea di alcuni degli aspetti più strani e controintuitivi di cos'è il tempo e che cos'è effettivamente il tempo. Forse la definizione più famosa è una non definizione, quella di Sant'Agostino, 4 secolo dopo Cristo. Cos'è dunque il tempo? Quando nessuno me lo chiede lo so perfettamente, ma se qualcuno me lo chiede e lo voglio spiegare, allora improvvisamente scopro di non sapere. Possiamo fare di meglio, cioè possiamo dare una definizione un po' più soddisfacente, mica tanto. Il problema è che, se ci pensate un attimo, sembra impossibile dare una definizione bella di tempo, accettabile di tempo, senza usare ovviamente concetti temporali tipo prima, dopo, eccetera, che altrimenti ci darebbero una definizione circolare che non va bene. Ok, provate a pensarci un attimo e vedrete che non è affatto semplice. Eppure il tempo è uno dei sostantivi più diffusi in quasi tutte le lingue, in italiano è tra i primi 10 e questo ci dà un'idea che forse parliamo di cose che in realtà non conosciamo tanto bene. Va bene, ma in fisica che cos'è il tempo? Una definizione che possiamo dare, questa è la definizione di tempo proprio, è il tempo è ciò che è misurato da un orologio. Ok? Ovviamente voi mi chiederete che cos'è un orologio, ma ve lo spiego un'altra volta. Questa è una delle possibili definizioni di tempo in fisica si incontrano vari tempi, un altro tempo di cui parlerò è il tempo coordinato, cioè il tempo visto come una coordinata fisica. Proviamo per dare una definizione ad appoggiarci alla nostra intuizione sul tempo, quindi la nostra intuizione ci dice che il tempo scorre, ovviamente questo non è vero, se ci pensate un attimo questa è un'intuizione falsa, qualcosa scorre rispetto a qualcos'altro, cioè il fiume scorre rispetto al mio orologio, l'orologio scorre rispetto al battito del cuore, ma il tempo scorre rispetto a che cosa? Al tempo? A che velocità scorre il tempo? Un secondo al secondo? Cioè capite che non potete dire che il tempo scorre, ovviamente cadete subito in contraddizione. Lo scorrere del tempo è quindi un'illusione e deriva dal confondere il tempo con l'orologio. Attenzione, il tempo e l'orologio non sono la stessa cosa, ho detto che il tempo proprio è ciò che è segnato dall'orologio, non che il tempo e l'orologio sono la stessa cosa. L'orologio si muove nel tempo, ma il tempo non si muove nel tempo. E questo ha portato a conclusioni anche un po' estreme. Alcuni filosofi tipo McTaggart, Julian Barbour, eccetera, arrivano addirittura a dire che il tempo non esiste, che francamente mi sembra una conclusione un po' troppo drastica, ma questo è uno dei risultati della filosofia moderna. Un'altra
intuizione che abbiamo riguardo al tempo è che il presente esiste, il passato non esiste più, il futuro non esiste ancora. Adesso, senza entrare in discussioni filosofiche su cosa intendiamo per esistere, che entriamo in un vespaio che non finisce più, possiamo dire semplicemente che il presente, il passato e il futuro hanno un'essenza diversa, sono diversi tra di loro, qualunque cosa si intenda per essenza. Anche questo è falso. E questo è uno dei risultati più interessanti della relatività speciale. E ovviamente voi vi chiederete, ma in che senso questo è falso? E questo deriva dal fenomeno che si chiama relatività della simultaneità. E questo dice sostanzialmente, adesso non fatevi spaventare dal nome, dice che eventi che sono contemporanei, pensate a due eventi, tipo si accende una lampadina, cade un bicchiere, okay? Sono due eventi e supponiamo che avvengano nello stesso istante, mentre accendo la lampadina il bicchiere cade. Allora, la domanda è se questi due eventi sono, se siamo tutti d'accordo che questi eventi sono simultanei, contemporanei. E la risposta è no, quello che viene fuori dalla relatività speciale. Perché un osservatore in moto rispetto a me, io vedo questi due eventi contemporanei, un osservatore in moto rispetto a me vede prima uno, per esempio vede prima la lampadina che si accende e poi vede il bicchiere che cade. Per me avvengono contemporaneamente, per lui no. Ovviamente questa è una differenza che è importante solo per velocità vicine e anche prossime a quelle della luce, quindi nella vita di tutti i giorni questi effetti non li vediamo, a meno che non facciamo misure molto precise, però anche se sembra un effetto abbastanza esoterico, in realtà ha un aspetto pratico, perché la relatività della simultaneità è ad esempio importante per il GPS. Un esperimento di questo tipo lo fate ogni volta che accendete un GPS, perché i satelliti da cui prendiamo il segnale GPS si muovono a velocità elevatissime, migliaia di chilometri all'ora, e se non si tenesse conto di questo fenomeno, di questo effetto della relatività della simultaneità, il GPS non funzionerebbe. Quindi ogni volta che voi usate il GPS state facendo uso di questo effetto di relatività speciale. Quindi perché questo è legato al fatto che presente, passato e futuro hanno essenza uguale? Perché se ci pensate un attimo, cos'è il presente? Il presente è definito come tutti gli eventi che sono simultanei, contemporanei. Ma abbiamo appena detto che la simultaneità dipende dallo stato di moto. Il presente di Alice che sta su un treno che si muove è diverso dal presente di Bob che sta fermo alla stazione, perché Alice si muove rispetto a Bob. Ovviamente per velocità del treno, cioè poche centinaia di chilometri all'ora, queste differenze sono... cioè bisogna fare esperimenti molto sofisticati per vedere questi effetti, però ci sono, si possono vedere. Quindi Alice vede il bicchiere e la lampadina, il bicchiere che si rompe e la lampadina che si accende contemporaneamente. Bob invece, che ferma la stazione, no, li vede prima uno e poi l'altro. E ora, se il passato, il presente e il futuro avessero la stessa, avessero essenza diversa come ci aspetteremmo dalla nostra intuizione, chi vincerebbe? Cioè, sarebbe vero? Esiste il presente di Alice o esiste il presente di Bob? Loro non sono d'accordo su cos'è il presente. Il presente quindi dipende dallo stato di moto e Alice e Bob sarebbero in disaccordo su cosa esiste e cosa no. Cioè uno può dire che l'esistenza è qualcosa di relativo, ma naturalmente non è molto accettabile come definizione di esistenza. Se ci pensate un attimo, dire che il presente esiste in maniera diversa dal passato e futuro è come dire che la destra e la sinistra hanno essenza diversa. Ovviamente voi mi chiederete, la destra e la sinistra di chi? La mia destra, la mia sinistra o la vostra destra, la vostra sinistra? Il presente, passato e futuro sostanzialmente sono le stesse, sono relativi all'osservatore. Questo è il motivo peraltro per cui la teoria si chiama relatività. Quindi la relatività speciale ci forza a dare lo stesso grado di esistenza al passato, al presente e al futuro, per quanto strano possa sembrare.
tecnicamente i fisici parlano di blocco di universo, universo blocco. Non si può considerare lo spazio e il tempo, lo spazio e il tempo si devono considerare come un unico blocco, entra il concetto di spazio e tempo, e non possiamo dividere lo spazio e il tempo in spazio e tempo. Questa divisione in spazio e tempo è una divisione relativa, dipende dall'osservatore, okay? Questo è il motivo del nome relatività. Ok, questo è chiaro, vedete il blocco, l'universo come un unico blocco, una specie di film in cui ci sono i vari fotogrammi uno dietro l'altro, e questo è chiaro in che senso si parla di tempo coordinato. Il tempo come una coordinata è un indice, un label che mi dice dove mi trovo all'interno di questo blocco. Ok? Vi racconto un aneddoto carino su questo effetto. Appunto, come dicevo, la relatività ci forza a dare lo stesso grado di esistenza al passato, presente e futuro, e questo fu usato per esempio da Einstein addirittura per consolare la vedova del suo amico italiano Michele Besso, un suo carissimo amico che era morto, e lui cerca di consolare la vedova dicendo: no, ma guarda che Michele non esiste più, il suo grado di esistenza è lo stesso di quando era qui fra noi, e per noi che crediamo nella fisica la differenza tra passato, presente e futuro è solo un'illusione. Questo è quello che dice Einstein, per quanto testata. Fa un po' tenerezza che Einstein cerca di usare la relatività generale per consolare una vedova, non è che avesse una sensibilità elevatissima Einstein come persona, ma però se ci pensate è carina questa idea che i nostri cari che non ci sono più in realtà hanno lo stesso grado di esistenza di noi stessi che ci siamo ancora. Ovviamente questo è in conflitto con la nostra percezione del tempo, in cui per noi il presente è l'unico aspetto di cui abbiamo percezione immediata. Mentre invece, se ci pensate un attimo, per lo spazio non è così, abbiamo percezione non solo della posizione che occupiamo nello spazio, ma abbiamo percezione un po' di tutto lo spazio. Invece per il tempo è diverso, ed è proprio una limitazione dei nostri sensi. In un certo senso questo era già stato anticipato sempre da Sant'Agostino, sempre nel IV secolo, che aveva già delle riflessioni molto profonde su questo, ma se vogliamo dare uno slogan immediato, Sidney Coleman è un fisico recente, scomparso da poco: il passato è memoria del presente, nel senso che per noi la percezione del passato non è altro che quello che vediamo nel presente, la nostra memoria del presente, non è che percepiamo direttamente il passato e tantomeno ovviamente. Ma se il passato e il futuro esistono tali quale il presente, è possibile viaggiare nel tempo? Cioè possiamo andare nel passato, possiamo andare nel futuro? E la risposta è sì, anche questo è molto controintuitivo. E va bene, la risposta è sì, però solo teoricamente, spiegherò un po' meglio cosa intendo dire. Però se prendete l'equazione della relatività generale questa volta e provate a risolverle, viene fuori che è possibile viaggiare nel tempo. E questa è una scoperta di Kurt Gödel, questo personaggio qui, che è probabilmente il più grande logico matematico esistito, forse dopo Aristotele, ed era un carissimo amico di Einstein, era uno dei pochi con cui Einstein aveva confidenza. Lui peraltro era una persona completamente matta, a un certo punto si è convinto che lo stavano avvelenando, ha smesso di mangiare, ovviamente morto di fame, ma era una persona profondissima, non era neanche un fisico, era un matematico, ma siccome era amico di Einstein si incuriosì la teoria della relatività generale, si studiò la teoria e trovò questa nuova soluzione che appunto permetteva, la soluzione dell'equazione di Einstein, che permetteva il viaggio nel tempo. Quindi giusto per amicizia fece una scoperta veramente incredibile, e poi questa scoperta, questa soluzione dell'equazione di Einstein la fece come regalo di compleanno per Einstein, ecco, le grandi menti come festeggiano il compleanno.
risolvendo l'equazione. Peraltro su questo libro, se vi interessa, è raccontata la storia dell'amicizia tra Einstein e Gödel e la storia di questa soluzione, molto carino questo libro. Dunque, Gödel fece questo regalo ad Einstein. Gödel fece questo regalo ad Einstein e Einstein non l'ha preso per niente, purtroppo, per Gödel, perché ovviamente era un problema per la sua teoria, un problema che deriva dai paradossi temporali, e Einstein concluse un po' stizzito, se volete, che forse teoricamente i viaggi nel tempo sono possibili secondo le sue equazioni, l'equazione della relatività generale, ma nel nostro universo, nell'universo che vediamo intorno a noi, sembrano mancare le condizioni fisiche per poter costruire una macchina del tempo. Se prendete la soluzione di Gödel, per esempio, questa soluzione richiede che tutto l'universo ruoti su se stesso. Ovviamente vi chiederete, ma se l'universo ruota su se stesso, ruota rispetto a che cosa? Ok, ve lo spiego un'altra volta, però praticamente nel nostro universo non ruota, quindi non si può fare viaggi nel tempo di Gödel. Esistono altri metodi che sono stati scoperti dopo Gödel per fare viaggi nel tempo, ma sono tutti piuttosto esotici e sembra che sia praticamente impossibile costruire una macchina del tempo, però teoricamente non è impossibile. Ancora oggi seguiamo questa idea di Einstein, che teoricamente è possibile, praticamente forse no. Quali sono i paradossi temporali? Perché Einstein è massiccato? Conosciamo due tipi di paradossi sui viaggi nel tempo: il paradosso del nonno e il paradosso della Mona Lisa. Qual è il paradosso del nonno? Vado nel passato e uccido mio nonno prima che conosca mia nonna. Ovviamente questo vuol dire che io non posso nascere e quindi non posso uccidere il nonno, e quindi nasco e quindi posso uccidere il nonno. Vedete subito che questo è un paradosso di tipo logico, una contraddizione logica intrinseca nella teoria, e quindi se la relatività generale soffrisse di questo paradosso, allora sarebbe un problema. Per fortuna no, le soluzioni consistenti della teoria della relatività generale non hanno questo problema. Però l'altro paradosso è un po' più complicato. Il paradosso della Mona Lisa è il seguente: faccio una foto alla Mona Lisa, vado al Louvre, faccio una foto, poi entro nella macchina del tempo, vado da Leonardo e mostro la foto della Mona Lisa, della Gioconda, a Leonardo che dipinge il quadro. E qui vedete che non c'è una contraddizione logica, però semplicemente il quadro, la Gioconda, la Mona Lisa, appare dal nulla. È molto poco soddisfacente, perché Leonardo la scopre da me e io la scopro da Leonardo, quindi c'è una specie di loop logico. E in effetti questo tipo di paradosso è molto difficile da eliminare dalla teoria, e francamente io l'unica soluzione che ho visto per il paradosso della Mona Lisa richiede l'introduzione alla meccanica quantistica. Non è sufficiente la relatività generale, ma bisogna anche considerare effetti quantistici per risolvere questi paradossi. Quindi, riassumendo un po' le conseguenze della relatività, le conseguenze più sorprendenti della relatività riguardo al tempo di cui ho parlato: la prima è che la relatività ci forza a dare lo stesso grado di esistenza al passato, al presente e al futuro, e la seconda è che, almeno teoricamente, la relatività permette i viaggi nel tempo. Ok? E se già la relatività ha effetti devastanti sulla nostra concezione del tempo, figuriamoci se ci aggiungo ancora la meccanica quantistica. Cosa mai succederà? Per inciso, la relatività e la meccanica quantistica, come penso tutti voi sappiate, sono le due teorie fisiche che riguardano la fisica moderna, che descrivono il mondo per come lo conosciamo allo stato attuale delle conoscenze. Cosa succede se mettiamo assieme relatività generale e meccanica quantistica? Otteniamo un'altra intuizione fallace: l'universo cambia. Beh, sembra ovvio, no? Io adesso ho la mano in alto, adesso ho la mano in basso, l'universo è cambiato. Ebbene, quello che ci dice la teoria quantistica della relatività generale è che questo è fallace, è falso. Ovviamente ho scritto "non siamo sicuri" perché allo stato attuale delle conoscenze non abbiamo
una teoria pienamente soddisfacente che metta d'accordo la relatività generale e la meccanica quantistica, però abbiamo dei risultati, uno dei quali è l'equazione di Wheeler de Witt, che ho scritto qua, che appunto ci dice che l'universo è statico. Che cosa vuol dire? H psi uguale a zero, ovviamente voi direte che cosa vuol dire questa equazione. E quello che vuol dire, adesso a parte la formula in sé, vuol dire che lo stato dell'universo non evolve. Cioè, se vediamo l'universo come un sistema globale, tutto assieme, lo stato dell'universo visto come un tutto è statico, stazionario, non si muove. Ovviamente questo sembra contrastare col senso comune, perché sembra ovvio che ci sia un'evoluzione nello stato dell'universo, e questo è il cosiddetto problema del tempo della fisica moderna. Ovviamente ci sono molte soluzioni che sono state proposte e ovviamente non c'è ancora una soluzione accettata da tutti, proprio perché non sappiamo ancora bene come mettere d'accordo relatività generale e meccanica quantistica. Quindi, se voi pensate che la fisica sia una materia muffa, che tutto è stato scoperto da Newton secoli fa, in realtà vedete che ci sono ancora dei problemi aperti molto interessanti, molto profondi, che ancora oggi si stanno esplorando, quindi è una disciplina ancora aperta, ancora estremamente interessante. Ovviamente tutte queste idee che vi ho presentato, il tempo non scorre, il presente, il passato, il futuro sono uguali, si può vedere nel tempo, eccetera, eccetera, vi fanno venire un sospetto che magari noi altri fisici siamo tutti matti, oppure abbiamo completamente perso il contatto con la realtà. Ma ovviamente non è così, ma vabbè, chiaramente io sono un fisico e non penso che sia vero. E cos'è che succede? La realtà dei fatti è che, come avete visto vedendo quello che succede con la fisica moderna nel vostro lavoro, è che è necessario abbandonare la fallacità dei nostri sensi. I nostri sensi sono fallaci, sono limitati, il nostro senso comune anche. Se vogliamo veramente apprezzare la realtà, dobbiamo andare oltre a quello che ci dicono gli occhi, oltre a quello che ci dice il senso comune. Non è peraltro un'idea molto nuova, perché se voi prendete Platone, già lui aveva avanzato esattamente questa idea, cioè i nostri sensi sono limitati, vogliamo veramente arrivare all'essenza, al nocciolo delle cose, alla realtà delle cose, dobbiamo abbandonare il senso comune. E infatti i veri scienziati lo sanno e studiano per anni per eliminare i propri pregiudizi. Sembra che abbia fatto apposta mettere la foto di Marie Curie, che è stata anche citata poco fa, in realtà no. L'ho messa proprio perché è un esempio di uno dei grandissimi scienziati, come è stato detto, è stata la prima persona a vincere due volte il premio Nobel, è uno scienziato eccezionale, ed è una donna. Vedo che qui ci sono molte ragazze presenti, e come anche è stato detto poco fa, c'è un pregiudizio molto diffuso che dice che le ragazze sono meno adatte, le donne sono meno adatte a fare scienza degli uomini. Vi assicuro che ormai sono decenni che faccio ricerca, che sono uno scienziato professionale, questo è un pregiudizio che proprio non ha assolutamente nessun fondamento, ma anche a livello di studenti all'Università di Pavia le ragazze sono altrettanto brave dei ragazzi, sono di più in alcuni casi. Quindi ragazze, se siete interessati a perseguire una disciplina scientifica, se questa pensate sia la vostra strada, non fatevi bloccare i pregiudizi, mi raccomando. Comunque, tornando a quello di cui parlavo, un bello slogan che mi piace molto, che peraltro è di un artista, Paul Gauguin, un impressionista, e che devo chiudere gli occhi per vedere. Cioè, se voglio veramente apprezzare la realtà, devo abbandonare il senso comune, chiudere gli occhi. Questo perché è impossibile, come vi sarete resi conto voi stessi, vedere gli effetti della meccanica quantistica e della relatività generale, ma
bisogna usare gli occhi della mente, bisogna usare il ragionamento, bisogna usare l'esperienza, l'esperimento scientifico molto sofisticato per andare oltre a quello che ci dicono i nostri sensi, oltre a quello che ci dice il nostro senso comune. Ok? È importante ovviamente il formalismo matematico, qui ho messo alcune equazioni fondamentali a fisica moderna, l'equazione di Schrödinger, che è l'equazione più importante della meccanica quantistica, l'equazione di Einstein, l'equazione più importante della relatività generale, e quindi se uno deve abbandonare l'intuizione, deve sostituirla con qualcos'altro. Questo qualcos'altro è tipicamente il formalismo matematico. Il fisico lavora per anni, lo scienziato lavora per anni per costruirsi un'intuizione basata appunto sul formalismo. Ecco, due parole sul metodo scientifico, anche qui è stato menzionato poco fa. Cos'è il metodo scientifico? Da dove vengono fuori queste idee così sconvolgenti? Come siamo arrivati ad andare così oltre al nostro senso comune? Si è arrivati applicando proprio il metodo scientifico, e il metodo scientifico ci spiega cos'è una buona spiegazione scientifica. È una buona spiegazione scientifica ha due ingredienti fondamentali, almeno ovviamente poi ci sono vari aspetti, questo sto semplificando molto, ma secondo me i due aspetti più importanti sono: uno, non posso adattare la mia spiegazione in maniera facile a spiegare altri fenomeni, e due, la spiegazione può essere falsificata, cioè può essere dimostrata falsa in qualche modo, o con la logica, o con un ragionamento logico, o con un esperimento. Okay? Questi due metodi per dimostrare falsa un'affermazione. Giusto per dare un esempio, vi do due spiegazioni per la causa dei fulmini. I fulmini sono causati da Zeus, che sta sulla nuvoletta che lancia dei dardi infuocati, spiegazione A. Spiegazione B, dall'elettricità statica dovuta alla separazione di cariche elettriche nei moti conventieri delle particelle atmosferiche. Ovviamente vedete subito che la spiegazione A non è una spiegazione scientifica, perché può essere adattata facilmente, quindi fallisce il punto 1, cioè la stessa spiegazione per i fulmini andrebbe bene anche se i fulmini, invece di essere fenomeni elettrici, fossero per esempio delle palle di fuoco. La prima spiegazione andrebbe ancora bene, la seconda no, perché vedete che va bene solo per spiegare fenomeni elettrici. Okay? Quindi la prima spiegazione non è una spiegazione scientifica, la seconda sì. La prima è una spiegazione particolarmente brutta, perché potrebbe essere adattata addirittura agli asini volanti, cioè se io vedo un asino volante posso spiegarlo con un'ipotesi che Zeus ha creato un asino volante. Quindi è una spiegazione particolarmente non scientifica. Inoltre la prima non può neanche essere falsificata, perché se io vado su una nuvola e non vedo Zeus, posso sempre dire che è dietro un'altra nuvola, oppure che si è nascosto, oppure che è invisibile, e quindi è una spiegazione che non può essere falsificata. La seconda spiegazione invece può essere falsificata. Come? Se noi vedessimo un fulmine in assenza di atmosfera, vedete che questa spiegazione richiede l'atmosfera, se noi vedessimo un fulmine sulla Luna, per esempio, dove non c'è l'atmosfera, sapremmo che la spiegazione B è falsa. Quindi è possibile falsificare la spiegazione B, e quindi è una spiegazione scientifica. Per quanto ne sappiamo non è falsa, è una spiegazione vera, però è falsificabile. La differenza tra falso e falsificabile. Ok, giusto per rendere più chiara questa differenza, vi do una terza spiegazione. I fulmini sono causati dalle particelle cariche provenienti dal Sole. Il Sole emette ioni, emette elettroni, positroni, emette particelle cariche, e uno può pensare che magari i fulmini sono creati da queste particelle provenienti dal Sole. Sicuramente questa è una spiegazione scientifica, nel senso che è falsificabile, e infatti è proprio falsa in questo caso. Mentre questa è vera, e per quanto ne sappiamo, la spiegazione B è scientifica, falsificabile, ma vera, la spiegazione C
è falsa, perché come faccio a falsificarla? Basta che vedo un fulmine di notte, ovviamente di notte il sole è schermato dalla Terra, quindi le particelle cariche non possono arrivare, se vedo un fulmine di notte questa affermazione è falsificata, quindi chiaramente è falsa. Va bene, per concludere, di cosa ho parlato? Vi ho parlato un po' del tempo e della fisica e della filosofia moderna. Vi ho parlato un po' delle nostre percezioni false riguardo al tempo: il tempo non scorre, il presente, il passato e il futuro hanno la stessa essenza, i viaggi nel tempo sono possibili, però solo teoricamente, l'universo non cambia, forse, punto interrogativo, e questa è una conseguenza del fatto di cercare di mettere d'accordo la relatività con la meccanica quantistica. E da ultimo vi ho detto due parole sul metodo scientifico, come fate a stabilire se un'affermazione è un'affermazione scientifica oppure non è un'affermazione scientifica. E se volete approfondire, qui ho messo alcuni approfondimenti che potete fare. Il primo è un libro veramente molto bello, Paul Davis è un grande divulgatore, e I misteri del tempo di Mondadori, qua è un libro in cui si racconta in maniera divulgativa un po' tutto quello di cui vi ho parlato oggi. Questo di Paul Grau, Mondo senza tempo, descrive l'amicizia tra Einstein e Gödel e la storia della scoperta dei viaggi nel tempo. Diciamo che dal punto di vista scientifico forse è un po' sensazionalistico, però è molto carino la sua descrizione di questa amicizia tra Einstein e Gödel. Questo libro, Pedro Ferreira, The Perfect Theory, adesso non so il titolo in italiano, ma so che è stato tradotto, è un libro uscito forse l'anno scorso, che è un libro divulgativo sulla relatività generale, molto bello. Questo è un libro già un pochino più tecnico, scritto da un italiano, che cos'è il tempo, professore dell'università insegna a Roma, e affronta l'argomento da un punto di vista proprio filosofico. Se invece volete farvi del male, volete vedere cosa scrivono, cioè volete vedere proprio tecnicamente cosa si pensa del tempo, potete prendere il libro di testo di Carlo Rovelli su Quantum Gravity. La parte introduttiva è un'ottima introduzione, un ottimo libro di testo di relatività generale, e se andate nella sezione 244 vedete che c'è un'intera sezione su The Meanings of Time, quindi vi dà tutta una serie di diverse spiegazioni di che cos'è il tempo in fisica. Io vi ho parlato del tempo proprio e tempo coordinato, ma esistono dozzine di diverse definizioni. L'anno scorso ero a Zurigo a un congresso sul tempo e mi sono divertito a scrivere su una lavagna, a interrogare tutti gli scienziati presenti e scrivere su una lavagna le varie definizioni di tempo. Abbiamo riempito un'intera lavagna su diversi concetti di tempo in fisica. E qui, su questo libro di Carlo Rovelli, lo potete scaricare da internet, l'ha messo il pubblico, Carlo l'ha messo su internet, potete appunto trovare un elenco di queste cose. Questo è il mio indirizzo di posta elettronica, se avete curiosità, volete scrivermi, scrivetemi pure, e vi ringrazio per la vostra attenzione.